in onda SOS Fisco, al servizio dei contribuenti. Un programma a cura di LAPET, Associazione Nazionale Tributaristi. Condotto in studio dal dottor Riccardo Bizzarri, coordinatore nazionale Centro Studi. Buongiorno e bentrovati a SOS Fisco sulle frequenze di Radio Dolce Vita. Oggi è la prima puntata del 2021, una puntata interessante, una puntata che tra l'altro mi permette di darvi il buon anno e dare il buon anno a tutti i nostri radioascoltatori. Abbiamo un ospite molto importante, abbiamo deciso di invitare Matteo Fornasini, assessore al bilancio del Comune di Ferrara. Buongiorno dottor Fornasini. Salve a tutti e grazie per l'invito a Radio Dolce Vita. Perché abbiamo deciso oggi di chiamare l'assessore Fornasini? Perché appunto ci interessava avere il parere di un assessore al bilancio di una città importante come la nostra, come Ferrara, perché sugli organi di stampa è appena uscita una notizia che ci mette un po' in allarme, mette un po' in allarme tutti noi cittadini, mette in allarme un po' anche gli enti locali, perché un report di Moody's stima che per quanto riguarda le amministrazioni territoriali italiane, quindi gli enti locali, ci possa essere per il 2021 un ammanco del 3% delle entrate correnti. Ecco, questo calo delle entrate correnti nel settore pubblico evidentemente aumenterà l'indebitamento degli enti locali. Erano anni, diciamo, che gli enti locali cercavano di risalire la china e invece ci troviamo di fronte, probabilmente con grosse probabilità, a un 2021 e anche gli anni a seguire con entrate correnti in calo. Questo dovuto chiaramente alla pandemia, questo dovuto naturalmente alla contrazione di attività economiche, pensiamo ai ristoranti, pensiamo ai bar, ma pensiamo anche a tante altre attività che sono chiuse, pensiamo allo sport, alla cultura, e quindi ovviamente questo impatta fortemente su quelle che sono le entrate. Pensiamo ad esempio alla addizionale comunale, l'IRPEF, pensiamo ad altre imposte comunali, non so se avete visto i decreti, insomma avete sentito, ci avete seguito in questi 10 mesi, abbiamo parlato di decreti praticamente ogni settimana, di DPCM ogni settimana, avete visto ad esempio quello che riguarda l'IMU, ci sono state alcune categorie che sono state esentate, in realtà ben poche, perché c'era una serie di concause per poter non pagare l'IMU molto complesse, quindi in realtà ben poche categorie hanno potuto usufruire dell'esenzione. Però siamo qua proprio per sapere il parere di chi in realtà ha i cordoni della borsa di una città, l'assessore al bilancio, un po' come saranno le contromisure per l'anno 2021 e per gli anni a seguire, e poi andremo nel dettaglio della nostra città. Ci puoi dire qualcosa, Matteo, su questo? Perché ci interessa anche il commento di chi le cose le vede da dentro, di chi siede nella stanza dei bottoni. Sì, certo, volentieri. Intanto partirei da un dato importante che riguarda l'esercizio, l'anno 2020 che abbiamo appena concluso. E il 2020 effettivamente conferma tutte le criticità che tu citavi prima e che lo studio di Moody's presenta anche per i prossimi anni. Cioè nel 2020 il bilancio del comune di Ferrara, come il bilancio degli oltre 8.000 comuni italiani, ha subito pesanti ripercussioni sulle entrate tributarie e sulle entrate correnti a seguito appunto dell'emergenza che stiamo vivendo. Noi nel 2020 come comune di Ferrara siamo riusciti in maniera virtuosa a tenere in equilibrio, pur tra queste difficoltà, il bilancio comunale. Siamo riusciti a farlo addirittura rispettando i termini del 31 luglio per la dichiarazione degli equilibri di bilancio, e lo abbiamo fatto appunto registrando oltre 10 milioni di euro di minori entrate e circa 3 milioni di euro in più di spese. Questo lo abbiamo fatto sicuramente da un lato grazie a dei contributi straordinari che lo Stato ha messo a disposizione. Ecco, appunto, nella simulazione che Moody's ha fatto, e riferimento proprio agli enti locali dell'Italia, perché poi ha fatto varie simulazioni per le varie nazioni europee, ma sull'Italia ha posto il faro su questo fatto, cioè che il governo, quindi lo Stato italiano, sia in grado di assorbire
il 60% dell'ammanco del gettito, ma l'altro 40 lo lascia in capo agli enti locali. Sì, è questa un po' la criticità che noi evidenziamo, perché effettivamente nel 2020 abbiamo messo in campo delle misure di efficientamento, di razionalizzazione della macchina comunale. Faccio un esempio su tutti: quando ci siamo insediati, il comune di Ferrara aveva un numero di dirigenti molto elevato, spropositato rispetto alle dimensioni del comune di Ferrara. Pensate che avevamo più di 30 dirigenti, che oggettivamente erano troppi, erano un numero effettivamente molto elevato. Noi siamo riusciti in questo anno, nonostante le difficoltà, a ridurre e a razionalizzare il numero dei dirigenti, passando da oltre 30 a circa 20, con una riduzione ovviamente dei costi sugli incarichi dirigenziali per 700-800 mila euro ogni anno. Questo è un importante risultato che ci ha consentito di rendere più efficiente la macchina comunale e soprattutto anche di risparmiare risorse che vanno ovviamente investite a favore dei servizi e dei cittadini. Ci ha fatto piacere questa panoramica anche dell'anno 2020, perché ovviamente anche noi abitiamo a Ferrara, noi siamo cittadini ferraresi, quindi ci fa piacere anche sapere queste notizie e da un certo punto di vista ci tranquillizzano anche un po'. Devo dire però che ci farebbe piacere che lei entrasse un po' anche nel dettaglio di quello che è stato fatto dal comune di Ferrara, quindi dall'amministrazione comunale di Ferrara, in riferimento a ciò che purtroppo non ha potuto fare lo Stato, il governo. Allora, abbiamo visto che la comunicazione a partire dall'8 marzo del 2020 è stata una comunicazione farraginosa, una comunicazione lenta, una comunicazione anche non sempre chiara. Perché ad esempio abbiamo visto decine di DPCM, quasi 10 decreti, una cosa mai vista nel nostro sistema, e molto spesso il fatto che ci si nasconda dietro lo stato di emergenza, in fondo, oltre a nascondere veramente un'emergenza vera, si nasconde forse l'incapacità di comunicare. Ad esempio, le regioni, attraverso i governatori, hanno comunicato molto meglio, ognuno naturalmente qui non dipende dal colore politico, ma dipende dalla capacità dei governatori, ma hanno comunicato in modo molto più chiaro, molto più veloce, molto più rapido con i propri cittadini. Pensiamo al fatto di quando esce un DPCM, quando ci dobbiamo muovere, come ci dobbiamo muovere, quando è arancione, quando è giallo, quando è rosso, gli orari, insomma, ormai siamo veramente arrivati alla farsa. Alla farsa che ha nascosto probabilmente l'incapacità di aver investito nella sanità, di aver tagliato un sacco di miliardi nella sanità, di non aver usato il MES, insomma, situazioni molto difficili. Quindi, dove non è arrivato lo Stato italiano, ho visto che le regioni e gli enti locali si sono sforzati di arrivare, hanno fatto grande sacrificio per arrivare. Mi viene in mente uno dei bandi più importanti d'Italia, fatto dal comune di Ferrara, similare al bando del comune di Bari. Tra l'altro Bari però ha usato fondi europei e Ferrara ha usato fondi solo ed esclusivamente propri. Quindi ci faceva piacere un po' una carrellata di quello che avete fatto e avete messo sul campo nel 2020 e quello che potrete fare nel 2021, perché la crisi, caro assessore Fornasini, non è certo alla fine, ma è solo ed esclusivamente all'inizio. Sì, intanto sul governo nazionale riscontriamo, oltre che un problema di sicuramente comunicazione, c'è stato anche un problema di improvvisazione per tanti aspetti, perché se è vero che la prima fase, quella emergenziale, ha colto tutti ovviamente impreparati, tutti i paesi del mondo assolutamente impreparati, ci aspettavamo tutti che nella seconda fase, quindi la seconda ondata, settembre-ottobre, che tutti sapevano sarebbe arrivata, ci aspettavamo francamente che il nostro paese e il nostro governo mettessero a punto per tempo, avendo a disposizione tutta l'estate, almeno le misure, le contromisure necessarie per affrontare al meglio la seconda ondata che era appunto prevista nell'autunno e adesso questa nuova altra ondata a fine anno e all'inizio dell'anno nuovo. Questo non è avvenuto evidentemente perché c'è stata una grave incapacità di programmare, di progettare. Pensiamo che i ristoratori, per fare un esempio più eclatante, ricevono la comunicazione se possono aprire o meno addirittura la sera prima, quasi per il giorno dopo. Quindi questo ci dà l'idea che evidentemente a Roma ci sono persone che governano che sono completamente scollegate dalla realtà e non sanno nemmeno che cosa significa
oggi aprire quotidianamente una saracinesca, aprire un'attività imprenditoriale. Questo è un aspetto molto grave e molto preoccupante. Noi come amministrazione comunale che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di porre rimedio ai tanti errori che a livello centrale si sono realizzati. Il governo ha promesso tanti ristori, ne sono arrivati pochi e gravemente insufficienti. Noi fin da subito, facendo una scelta anche molto coraggiosa che ci è costata, perché abbiamo fatto una scelta a maggio-giugno, quando ancora non sapevamo se lo Stato avrebbe ristorato, avrebbe compensato gli enti locali, abbiamo deciso di rinviare le rate dei mutui del 2020 agli anni successivi per liberare delle risorse con cui abbiamo finanziato i famosi bandi anticrisi a sostegno delle attività più colpite, e l'abbiamo fatto appunto in tempi non sospetti, subito all'inizio della crisi, e abbiamo iniziato ad iniettare liquidità e a dare dei ristori già a luglio, quando ancora il governo tardava e ancora adesso continua a tardare nei ristori promessi. Quindi abbiamo cercato di fare tutto il possibile, compatibilmente ovviamente con le nostre risorse, per aiutare le attività economiche, nella consapevolezza, lasciatemi dire questo, che se vogliamo salvare l'occupazione e il lavoro dobbiamo salvare le imprese. Questo è il nostro mantra. Io sono pienamente d'accordo ovviamente su questo, perché ovviamente il lavoro sta all'interno delle aziende e su questo non c'è alcun dubbio e non c'è nessuna ideologia che possa dire il contrario. Non è così scontato però purtroppo oggi. Mi permetta però, Assessore, di fare anche una piccola digressione su quella che è l'attualità. Noi passeremo probabilmente da un debito pubblico inizio del 2020 del 113% circa, ha un debito pubblico di fine 2020 al 160% a forza di scostamenti. Ovviamente un debito pubblico al 160% grava su un paese in modo quasi insopportabile, e di conseguenza coloro che poi pagheranno lo scotto saranno i giovani, la famosa nuova generazione. Trova corretto, trova giusto, trova, come posso dire, anche etico che in una situazione di questo tipo ci si debba mettere a discutere per chi avrà la delega ai servizi segreti piuttosto di chi gestirà quale tax force. Tenga presente che io ad esempio sono completamente e da sempre contrario ai comitati, le tax force, perché non producono assolutamente nulla. Ma al di là di questo, cioè oggi stare a fare un chiacchiericcio su chi deve portare avanti il governo, chi si deve dimettere, chi si deve rimpastare, non le sembra anche poco rispetto nei confronti dei cittadini, che forse si aspettano altro? Sì, assolutamente, è veramente assurdo e quanto mai inopportuno che in un momento forse di crisi più drammatica, non solo per il nostro paese ma per tutto il mondo, il governo sia da mesi, di fatto da settimane soprattutto, di fatto impantanato in polemiche, in discussioni assolutamente inutili, per dividersi magari le poltrone, per cercare di avere più visibilità. C'è una parte della maggioranza, Italia Viva, Renzi, che ogni giorno minaccia di uscire dal governo semplicemente magari per avere uno strapuntino in più o per avere più visibilità. Questo è uno spettacolo inaccettabile, indecoroso, ed è una mancanza di rispetto assoluta nei confronti di chi fa impresa, dei lavoratori, delle partite IVA, di tutti coloro che grazie alle loro tasse, ai loro contributi e sacrifici tengono in piedi il paese. Qua c'è un paese che è veramente allo stremo e non è più accettabile che i nostri governanti litighino invece di dare risposte concrete all'emergenza. Io ho sempre pensato, ancora di più negli anni 2000, ma oggi che siamo nel 2020, che l'ideologia non abbia nessun significato e non porti assolutamente da nessuna parte, ma le buone idee possono venire da qualunque parte. Possono essere buone idee che vengono dal mondo progressista, possono essere buone idee che vengono dal mondo conservatore. La buona idea è una buona idea e il buon senso è il buon senso. È inutile nascondersi dietro l'idea o dietro il fatto che io ho una certa ideologia e quindi in conseguenza di questo fatto devo per forza di cose essere contro l'ideologia dell'altro. Oggi io vedo tanti paesi a livello mondiale, a livello europeo, che in una difficoltà hanno fatto una cosa molto semplice, cioè si sono riuniti intorno a un tavolo e si sono messi a discutere, maggioranza e opposizione, su cosa fare. Io in realtà ho una visione completamente diversa, cioè che anche se noi volessimo fare questo e usassimo il buon senso, in realtà purtroppo non abbiamo interlocutori, cioè oggi non siamo in grado nemmeno di riunire attorno al tavolo le persone, cioè noi oggi abbiamo solo il tavolo.
non siamo neanche in grado di portare quelli che una volta erano considerati i referenti, ad esempio dei partiti politici, piuttosto che di una classe intera politica, noi oggi non siamo in grado di portare persone che possano trovare soluzioni. Non a caso lo conferma il fatto che siamo passati attraverso il piano Colao, quindi 400 esperti. Lei ha mai più sentito dire niente del piano Colao? La stessa identica cosa succederà per le task force. Oggi qualunque decisione viene sempre preceduta dal comitato tecnico scientifico, dati epidemiologici. Purtroppo la politica deve prendersi delle responsabilità. Quindi, a mio avviso, oggi è giunto il momento forse di mettere seduti a quel tavolo attori diversi. Cioè bisogna che chi oggi è attore, che in realtà forse dovrebbe essere spettatore, si faccia da parte. Qui io non mi riferisco a una forza politica in particolare, ma mi riferisco probabilmente a un decadimento di quelli che sono i politici. Oggi abbiamo politici probabilmente che non sono così pronti a una situazione così grave. Sì, c'è sicuramente da un lato un deficit di classe dirigente, soprattutto negli ultimi anni. Però quello che voglio anche evidenziare è che in questi mesi, in maniera molto responsabile, l'opposizione di centrodestra ha avanzato al governo decine di proposte per sostenere e affrontare l'emergenza. Purtroppo il governo molto spesso e quasi sempre non ha ascoltato le proposte proprio di buon senso che arrivavano dall'opposizione. Ci si è chiusi, ci si è delegate le decisioni a questi comitati, a questi esperti che hanno dimostrato tutte le volte di essere completamente lontani dalla realtà e non si sono mai resi conto di quello che fosse necessario per affrontare l'emergenza. Sicuramente da un lato, soprattutto in questo contesto, il confronto per il bene del paese è sempre salutare. Speriamo che a breve il governo accolga le molte proposte di buonsenso che sono pervenute dal centrodestra. Proviamo anche noi, assessore, a fare una piccola proposta da questa piccola radio locale, perché le radio locali poi alla fine sono anche una fucina di idee, no? Come le TV locali, come la stampa locale, come comunque anche buoni amministratori locali. Oggi gli amministratori locali sono probabilmente il diaframma tra il cittadino e lo Stato, sono quelli che alla domenica mattina o sabato mattina si vedono la telefonata o suonare al campanello, quindi difficilmente possono non dare risposte. Quindi forse da quella classe politica lì dobbiamo riniziare, da chi è negli enti locali. Allora io lancio da questi microfoni una piccola provocazione, quindi la lancio anche a lei, assessore. Dal 1 gennaio 2021 partiranno 50 milioni di cartelle esattoriali. Avete capito bene, stiamo parlando di 50 milioni di cartelle esattoriali che sono rimaste nel cassetto per 10 mesi. Non si è trovata la possibilità nemmeno in un emendamento di rimandarle almeno di 3 o 6 mesi, e quindi partiranno dal 1 gennaio, anzi, per meglio dire, sono partite dal 1 gennaio 2021. Ecco, la mia domanda è, non sarebbe, è la mia proposta più che domanda, non sarebbe il caso di pensare proprio, visto anche il fatto che in un qualche modo tutti i paesi europei si sono uniti e hanno cominciato a pensare di iniettare denaro, di considerare un anno bianco o semi bianco, cioè possiamo pensare che aziende già alla canna del gas, già in una situazione di grande difficoltà, possano oggi pagare le imposte arretrate, possano oggi entrare in quei meccanismi di rottamazione bis, ter, quater, e invece non necessiti un vero e proprio anno bianco. Con lei naturalmente ho alzato l'asticella perché è il suo mestiere, è un assessore al bilancio, quindi probabilmente lei oggi a rispondere a questa domanda fa molto fatica, perché anche lei in bilancio avrà probabilmente qualcosa di cartolarizzato. Però purtroppo per rilanciare, come per fare qualunque riforma, bisogna partire dall'anno zero. Sì, con me in realtà sfondate una porta aperta, nel senso che è una delle tante proposte di buonsenso che in questi mesi l'opposizione e il centrodestra hanno avanzato. Cioè, come si fa a pensare che in un momento così difficile, in cui le aziende sono chiuse, in cui i lavoratori, le partite IVA, gli autonomi non incassano nulla, come si fa a pensare di chiedere le tasse? Allora, bisogna assolutamente, uno, iniettare liquidità nel circuito e a favore delle imprese, ma soprattutto lasciare quella poca liquidità alle attività e alle imprese, perché se noi
come Stato andiamo continuamente a chiedere in un momento così difficile di pagare le tasse, di pagare addirittura gli arretrati e addirittura chiediamo 50 milioni di cartelle esattoriali, facciamo l'esatto contrario di quello di cui ci sarebbe bisogno. È stata una chiacchierata interessante, è stata una chiacchierata piacevole con l'assessore al bilancio del Comune di Ferrara, Matteo Fornasini, che ringraziamo di essere stato nostro ospite. Io vi do appuntamento sempre sulle frequenze di Radio Dolce Vita con SOS Fisco tutti i martedì alle 18.10 e in replica tutti i venerdì alle 12.10. Un abbraccio dal vostro Riccardo Bizzarri. Abbiamo trasmesso SOS Fisco, al servizio dei contribuenti, un programma a cura di LAPET, Associazione Nazionale Tributaristi, condotto in studio dal dottor Riccardo Bizzarri, coordinatore nazionale Centro Studi.